Ciao tribù, sta venendo qua mio papà per imparare a tenere i miei rettili. Quindi ho pensato bene, facciamo un video. Questo perché io devo andare in vacanza tra pochissimo. Ed eccomi tornato dalla vacanza. Non è detto che voi abbiate 30 animali come me, perciò vi insegnerò come andare in vacanza con i rettili. 9, non in questo senso, anche se... Per lasciare in casa i nostri amici squamati è bene prendere delle misure di sicurezza commisurate alla quantità di apparecchi elettronici che utilizziamo. Eh sì, perché se succede qualcosa, come che salti l'elettricità o peggio ci sia un surriscaldamento in una teca, noi dobbiamo venire subito a saperlo, anche per evitare problemi più gravi, come incendi e cose varie. Come facciamo quindi a monitorare i rettili a distanza? Ci sono diversi strumenti che ci possono aiutare a farlo, ma dipende da che animale abbiamo in casa. Siete fortunati perché io posseggo tutti gli esempi e quindi ho dovuto fare tutte le cose che vi sto per consigliare. Badate, voi non dovrete fare proprio tutto. Per chi è un animale con un tappeto riscaldante è importantissimo che abbia anche un termostato, anche scaccione, proprio per non bruciare l'animale. Ah, poi prendo per scontato che abbiate un timer digitale che vi accende e spegne le luci automaticamente. Per chi invece utilizza emettitori in ceramica o lampade per riscaldare il terrario, bisogna fare più attenzione perché raggiungono temperature molto elevate e potrebbero causare incendi oppure rompersi mentre siamo via e lasciare il nostro rettile al freddo. Quindi ci servirà qualcosa per monitorare la temperatura del terrario mentre siamo via. La soluzione migliore, a mio avviso, è uno smart monitor come questo. Vi lascio il link in descrizione. Si connette al wifi e vi permette di vedere la temperatura che c'è nel terrario tramite l'app. L'app vi permette anche di inserire un'automazione che vi manderà una notifica se questa temperatura eccederà un determinato valore, quindi sarà un allarme per surriscaldamento. Questa è una cosa molto importante da fare per evitare surriscaldamenti che potrebbero anche uccidere il nostro animale. A me è successo, oppure addirittura incendi. Badate, nella cura di alcuni animali non è consigliato utilizzare un termostato e possiamo quindi rimanere senza a nostro rischio e pericolo. Un esempio eclatante sono le pogone, ma faccio così anche per Jimmy, Bob, Ran e Cavu, che hanno una lampada che rimane sempre accesa di giorno. In generale però non avere un termostato è molto rischioso, come abbiamo visto con la mia esperienza con Maligos. Dobbiamo farlo solamente se il terrario è abbastanza ventilato da essere sicuri di non surriscaldarlo, oppure che sia abbastanza grande come quello di Cavu per avere una dispersione del calore tale da avere sempre due zone climatiche. Un consiglio per chi come me sta in ansia per gli animali è quello di vederli a distanza. Al giorno d'oggi è facilissimo reperire una telecamera di sorveglianza in full HD che potremo controllare tramite l'app. E costano veramente una miseria. Soprattutto se stiamo andando in crociera sul Nilo ci possiamo permettere 30 euro di telecamera. Quindi per chi vuole essere sicuro che vada tutto bene comprate una di queste. Se lo fate tramite il link in descrizione supportereste anche il canale perché io riceverò una commissione da Amazon senza cambiarvi il prezzo finale. Questo vale per qualsiasi telecamera compriate a patto che abbiate prima cliccato sul mio link. Grazie. Abbiamo parlato di riscaldamento e luci, che era la cosa più facile essendo già tutto automatizzato nella cura dei rettili. In sintesi è obbligatorio avere un termostato e se il riscaldamento riscalda molto è bene inserire uno smart monitor per sapere se funziona o se sta surriscaldando la casa. Per chi è molto apprensivo come me si può anche fare la spesa facoltativa di una telecamera di sorveglianza. Fai il geco bravo, guarda che sorrisino. No, non mordermi! Prima di continuare con i consigli su cibo e acqua, una parola allo sponsor. Questo è il fantastico terrario di Bob e Ran. È stato costruito da Animals House, il laboratorio migliore in Italia per quanto riguarda la costruzione di terrari e acquari in vetro. Loro si specializzano in pezzi grossi da mettere in zoo, in esposizioni, ma moltissime persone desiderano avere un loro pezzo in casa. Proprio perché è fatto con dedizione, fatto a mano, allo sfondo l'hanno fatto loro, è veramente unico. Animals House è quindi una garanzia di qualità e se volete richiedere un preventivo cliccate il primo link in descrizione. Loro saranno felici di creare il vostro pezzo d'arte su misura. Difatti tutte le specifiche tecniche del terrario di Bob e Ran gliele ho date io e ho deciso tutto. Diciamo ancora un grazie ad Animals House che hanno creato questa opera d'arte e continuiamo con il video. Parliamo ora della cosa più importante, l'acqua. Tutti gli animali necessitano di acqua e quando siamo lontani ci è impossibile darla. I rettili possono anche stare senza cibo per un mese, ma troppi giorni senza acqua rischiano di portare alla morte anche loro. Dovremo quindi necessariamente chiedere a qualcuno di venire a casa nostra ogni 3-4 giorni per dargli dell'acqua. Quindi se stiamo via una sola settimana ci basterà riempire bene le ciotole prima di partire e poi chiedere a qualcuno di venire a metà settimana, quindi solo una volta, di controllare che siano ancora tutte piene. Possiamo anche sostituire le nostre belle ciotole con dei barattoli brutti ma capienti. Insomma, un po' come chiedere a qualcuno di venire da noi a darci da bere delle piante. Se l'animale ha bisogno di umidità, chiederemo alla persona anche di spruzzare abbondantemente nel terrario, spiegandogli bene di non spruzzare direttamente sull'animale. Anche se è un animale che ha molta bisogno di umidità, tranquilli, non preoccupiamoci, basta quella spruzzata nella settimana, che andrà quindi a simulare un periodo più secco in natura. Non serve chiedere alla persona di venire altre volte solo per spruzzargli dell'acqua. L'eccezione la fanno gli animali che bevono solo l'acqua in movimento, come i camaleonti. Ma per essi è sempre bene avere un sistema di spruzzaggio automatico nel terrario, quindi ce l'avremo già, giusto? Essendo che è una cosa
essenziale per la loro cura, prenderò per scontato che già ce l'abbiate. Ma se invece è un camaleonte ma non ho il sistema di spruzzaggio, non puoi partire. E comunque, se ce l'abbiamo, prima di partire controlliamo bene che funzioni tutto. Questi sistemi spesso si occludono all'improvviso e smettono di spruzzare acqua per via del calcare. Ma se sto via più di una settimana, come abbiamo già detto, la persona dovrà venire a casa nostra ogni 3-4 giorni per ripetere le faccende, che come ora vedremo comprendono anche il dare da mangiare agli animali. Kimbra, cosa stai facendo? Se abbiamo un animale insettivoro, è un enorme favore chiedere a qualcuno di ravanare negli insetti e darglieli vivi. Solitamente questa è una cosa di cui le persone hanno molto schifo. Anche se dati con una pinza. Te lo vuoi? Andiamo. Fortunatamente la stragrande maggioranza di animali insettivori può rimanere una settimana senza prede e anche di più. Ciò simulerà quello che succede in natura, cioè una scarsità di prede. Se stiamo via solo una settimana potremo evitare di dargli da mangiare. L'eccezione la fanno i piccoli gechi o animali baby. In quel caso chi viene da noi sarà costretto a dargli da mangiare insetti. Ah, anche nel caso dei camaleonti sarà meglio istruire quella persona e dargli da mangiare gli insetti anche se gli fanno schifo. Te tocca. Hai voluto un camaleonte? I grossi animali invece hanno di bello che solitamente sono onnivori o erbivori, quindi possiamo chiedere tranquillamente a chi viene di dargli da mangiare, gli potrà dare un po' di uva o del cibo per cani di alta qualità che abbiamo preparato in un posto visibile senza nessun problema. Non importa se per una settimana non gli diamo i valori nutrizionali più corretti, quando torneremo ci occuperemo noi di dare una dieta un po' più sana e supplementata del solito. Se invece abbiamo serpenti, il problema non si pone, perché a meno che siano piccoli serpenti o baby, possono rimanere anche 2 settimane senza mangiare. Nel caso siano piccoli serpenti come Pterodonnasicus maschi particolarmente piccoli o dei baby, è bene comunque dargli da mangiare almeno una volta a settimana, anche se di solito ne diamo di più. Quindi questo è un problema che ci poniamo se stiamo via ad esempio 2 settimane. Un'ultima accortezza: chi viene ad aiutarci solitamente non avrà l'occhio di un appassionato e quindi andrà istruito su come comportarsi. Un esempio lampante è ad esempio spiegare di non spostare le quarantene dai tappeti riscaldanti, perché a me è successo. Vedono una scatola e dicono vabbè, se è qui o qui non cambia nulla, però qui rimane senza riscaldamento. Quindi attenzione. Vero tenaglia, vero, non vuoi rimanere senza il caldino. Oppure se il nostro animale è aggressivo, la persona andrà avvertita e anche istruita su come comportarsi per non farlo arrabbiare. Se il nostro animale in un periodo che ci preoccupa, magari sta spesso sotterrato o mangia poco, non possiamo fidarci del giudizio di questa persona per sapere se sta bene. Chiediamo di mandarci un video per constatare che il rettile sia in salute. In caso di emergenza sarà proprio questa persona che dovrà portarlo dal veterinario. Se un rettile non mangia con questa persona che viene ad aiutarci, non preoccupiamoci, non è che ce l'abbia con lui, significa semplicemente che quel periodo non aveva fame, lasciamolo quindi a digiuno. Un errore enorme è chiedere a qualcuno che non se ne intende di rettili di insistere con il cibo. Stresserà a dismisura il nostro animale, portandolo addirittura alla morte in casi estremi. Non chiediamogli quindi di fare feeding assistiti, forzati o somministrare medicine. Se non è un conoscitore, farà solo del male al nostro rettile. Quindi se ho un rettile malato, come faccio? Io, sinceramente, non partirei. Ricordiamo infine che nel caso noi non avessimo degli amici che possono passare a casa nostra a fare queste faccende, esistono dei servizi offerti da negozi o pensioni a domicilio che possono tenere sotto controllo i vostri animali. Chi ne è solo uno potrebbe anche addirittura portarlo appunto in questi posti. Lì però dovrete informarvi voi su cosa c'è nelle vostre vicinanze. Ultima cosa, ma tu Michele, come fai? Io, come sapete, ho fatto una scelta di vita, quindi semplicemente non viaggio più. Non preoccupatevi, ho visto fin troppo del mondo. Ho viaggiato tantissimo in passato, è solo che mi sono stufato. E a me va bene così. Stavolta sono partito per un compleanno di un'amica in Spagna e sono stato via solo 4 giorni. Questo però è il mio caso. Se ci tieni a vedere il mondo e non stai mai fermo, ci penserai 2 volte prima di prendere tanti animali. È proprio per questo che non dobbiamo esagerare con i rettili. Sono animali che vivono decine di anni. Molti di me direbbero: poverino, non può più viaggiare. Io invece sono contento di questa cosa, ero fin troppo matto in passato. Il mio quindi è un caso particolare. Se ne stai prendendo tanti anche tu, sappi che è una scelta di vita. Bene tribù, fatemi sapere nei commenti che viaggi avete fatto. E noi ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video. Iscriviti al canale. Oh, che bello, finalmente ci siamo sposati. Ragazzi, sono il party planner. Abbiamo un'emergenza con il catering. Sono rimasti bloccati nel traffico. Non arriveranno in tempo con il cibo. Tranquilli, per tutte le emergenze c'è Agrocook Garden. Born in drought and gravity.
di venire a metà settimana per riempirle. Boh, non lo so sinceramente che cazzo ho detto qua. Se stiamo via solo una settimana potremmo dire...